Questo programma è offerto da Castelbuono a Cefalù, incidente in una galleria. Ficarazzi, divieto di transito ai mezzi pesanti. Carini, arrestati due giovani per furto. Sport, rosanero sempre più in testa. Castelbuono Cefalù, incidente in una galleria. Sabato 29 marzo, uno schianto è avvenuto in galleria Battaglia sull'autostrada A20, sul tratto Castelbuono Cefalù, che è costato la vita a 4 persone. Morti sul colpo, una coppia, Gabriele Di Maggio e la moglie Nunziatina Anatoli, di 45 e 39 anni, con la loro bimba Anna, di 7. Mentre l'altro figlio, di 5 anni, è sopravvissuto e adesso è ricoverato all'ospedale di Cristina, ma resta in prognosi riservata. Forse è stato un colpo di sonno che ha causato la strage. Secondo gli investigatori della Polstrada, l'autista dell'autocompattatore, Rosario Sucato, un uomo di 27 anni di Misilmeri, anch'esso morto sul colpo, si sarebbe messo al volante nonostante la stanchezza, perdendo il controllo del mezzo pesante che ha fatto da muro al passaggio della Mégane, sulla quale viaggiava l'intero nucleo familiare coinvolto nella tragedia. L'autostrada Palermo-Messina è stata riaperta ieri pomeriggio, mentre nella galleria Battaglia è stata riaperta la corsia di sorpasso. Oggi si terranno i funerali delle vittime. Il sindaco di Patti ha proclamato il lutto cittadino. Ficarazzi, divieto di transito ai mezzi pesanti. Il centro di Ficarazzi sarà libero dai mezzi pesanti. Dopo l'annuncio pubblicato lo scorso 24 gennaio sul Giornale di Sicilia, dove si diceva niente più mezzi pesanti al centro di Ficarazzi dalle 6 alle 22, ecco che l'annuncio diviene finalmente realtà. Infatti, secondo l'ordinanza sindacale numero 14 dell'11 marzo 2014, dal 2 aprile sarà vietato il transito dei mezzi pesanti dalle ore 6 alle 22 su Corso Umberto I, a Ficarazzi. L'attuazione del divieto è stato il risultato di una collaborazione di diverse figure istituzionali, dal Consiglio Comunale che lo ha votato alla Giunta Comunale che con la Polizia Municipale ha trovato le possibili soluzioni. Questo atto offrirà ai cittadini un paese più vivibile. Palermo. Incendio, evacuato un palazzo. È successo nel pomeriggio di ieri l'incendio di un palazzo ad angolo tra via Maggiore Toselli e via Rimondi a Palermo. Le fiamme sono divampate dopo lo scoppio di una cucina dal 7° piano dell'edificio. Tanta la paura dei residenti che sono stati messi in salvo dai vigili del fuoco. I tecnici dell'AMG invece hanno chiuso nella zona la fornitura del gas. I vigili urbani hanno sbarrato la strada per consentire le operazioni di soccorso. In serata la situazione è tornata alla normalità. Trapani, neutralizzato ordigno bellico. Gli artificieri del genio guastatore di Palermo hanno fatto brillare un proiettile di cannone lungo 45 cm con un diametro di 12 cm per un peso di circa 13 kg risalente alla Seconda Guerra Mondiale, rinvenuto sabato scorso nella zona Case Rosse a Ronciglio. L'ordigno è stato scoperto tra la sabbia sulla spiaggetta antistante una delle piazzole che ospitavano i cannoni antiaerei e antinave. La Guardia Costiera di Trapani ha emanato un'ordinanza di interdizione della zona ed ha allertato i militari del genio che hanno reso inoffensivo l'ordigno. Bagheria. La Iacona sarà il commissario straordinario. La dottoressa Michela Iacona, 53 anni, è stata nominata commissario straordinario. Sarà lei a guidare Bagheria al prossimo voto. La nomina di Iacona, che si insedierà tra oggi e domani, non influenzerà l'interrogativo della data del voto. In caso, infatti, il via ai comizi elettorali sarà dato dal governo regionale attraverso un decreto e non dal commissario straordinario. Rendi fantastico il momento più bello della tua vita con eleganza, raffinatezza e stile. La Schiera, sala trattenimenti, ristoranti e pizzeria. Contrada Piano di Scala a Corleone, strada statale 118, chilometro 40-500, telefono 091 8467 529.
spesa, vieni a farla da noi. Da Todis troverai i nostri prodotti con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Lasciati conquistare dal profumo della gastronomia. La macelleria risponde a tutte le vostre esigenze, con preparati vari e di carne. Todis, Contrada Filaccina, a Bolognetta. Da noi, dal 17 al 30 marzo, il vernella a 2,09 euro. Lo svelto a soli 99 centesimi. Ficarazzi, i cittadini si lamentano della sporcizia. Molti cittadini che si lamentano della sporcizia di ogni genere che invade un po' tutto il paese di Ficarazzi, ma soprattutto in piazza Santiri Patroni, che versa in uno stato di sporcizia assurdo. Per questa ragione Giuseppe Saverino si fa carico e portavoce delle lamentele dei residenti delle abitazioni limitrofe alla piazza, che sono costrette a ripulire da loro l'immondizia. «È una vergogna lo stato in cui si trova questa piazza», esclama Saverino, aggiungendo: «Ma è possibile che nessuno se ne accorga ed intervenga? Chiedo che chi di competenza al comune intervenga per ripulire la piazza e renderla più decorosa». Palermo, rapina allo Zen. Ieri mattina, intorno alle 6:20, due individui a volto coperto, armati di pistola, hanno fatto irruzione in una pasticceria in via Einaudi nel quartiere Zen di Palermo. I due hanno minacciato i titolari dell'esercizio commerciale, impossessandosi di quanto contenuto nella cassa. Nella circostanza, gli impiegati che si trovavano nel laboratorio adiacente alla pasticceria, accortisi di quanto stava accadendo, sono intervenuti. Ne è scaturita una violenta colluttazione tra un impiegato che nel frattempo aveva preso un coltello ed è un rapinatore. Durante le fasi concitate, il rapinatore ha esploso un colpo di pistola che si è andato a conficcare in un bancale, mentre l'impiegato ha inferto al rapinatore alcuni fendenti ferendolo. Mentre i due rapinatori si davano alla fuga, quello ferito, uscendo dal bar, ha perso la pistola. Sul posto sono giunti immediatamente i carabinieri della compagnia di Palermo San Lorenzo, che indagano in merito, ed i militari della sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale impiegati nei rilevi tecnici. Carini, arrestati due giovani per furto. I carabinieri della compagnia di Carini hanno tratto in arresto per il reato di furto aggravato Guerrero Giuseppe, nato a Palermo, classe 1984, ivi residente, e Buscemi Carmelo, nato a Palermo, classe 1995, ivi residente. I carabinieri hanno sorpreso i predetti in un magazzino di pertinenza dell'hotel Porto Raiz, attualmente non in attività, mentre erano intenti a divellere gli infissi ed i telai in alluminio delle porte interne dello stesso, mediante attrezzi di scasso. I due giovani sono stati sottoposti agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni, in attesa del giudizio per direttissima. Dopo la convalida dell'arresto, i due sono stati sottoposti alla misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Palermo. Possedeva una Santa Barbara illegale. Arrestato. Nel quartiere Zenno 1, i carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di San Lorenzo, unitamente al 12° Battaglione Carabinieri Sicilia ed al nucleo Cinofoli Palermo Villa Grazia, hanno tratto in arresto per il reato di detenzione illegale di armi clandestine e munizionamento Alfano Benedetto, nato a Palermo, classe 1965, ivi residente. I carabinieri, a seguito della perquisizione eseguita presso l'abitazione del predetto, hanno rinvenuto una vera e propria Santa Barbara. All'interno dell'abitazione sono stati altresì rinvenuti diversi utensili, quali un martello in metallo, un mazzolo in gomma, una lima in ferro e uno scovolino per la pulizia delle canne per armi da fuoco. Tutti attrezzi necessari per una buona manutenzione delle stesse armi o per effettuare delle modifiche tecniche. Le armi e le munizioni, che sono state trovate in ottimo stato di conservazione, sono state poste poi sotto sequestro. Sono tuttora in corso gli accertamenti tecnici onde poter individuare i complici dell'Alfano. L'arrestato, dopo le formalità di rito, è stato condotto presso la locale casa circondariale Ucciardone, a disposizione dell'autorità giudiziaria. La Sicilia è una terra che merita di essere raccontata. I siciliani un popolo che merita di essere ben informato. La Sicilia e i siciliani avranno quello che meritano. E questo è lo slogan del nuovo portale di informazione trinacrianews24.it. Il sito sarà online da mercoledì 5 marzo. Corrispondenti da tutta la Sicilia. Notizie sempre aggiornate su sport, spettacolo, politica, attualità. Un portale di informazione costituito da giovani universitari uniti non solo per la passione per il giornalismo, ma da un profondo senso civico che li porta verso il bisogno di raccontare la propria terra. Canale 8 Palermo sarà media partner ufficiale. Trinacrianews24.it sta arrivando. Noi siamo pronti. E voi? You sexy, sexy dancer.
ambiente ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Bagheria, inaugurazione del Museo del Giocattolo e delle Cere di Pietro Piraino. Domenica 30 marzo dalle ore 11 è stato inaugurato il Museo del Giocattolo e delle Cere di Pietro Piraino nella riqualificata Certosa di Villa Butera. All'evento, che il signor Piraino aspettava da tempo, era presente anche parte dell'amministrazione comunale, incluso anche l'ormai ex sindaco Vincenzo Lomeo. Le esposizioni di Pietro Piraino sono state osservate con gusto da tutti i presenti, inclusi i bambini. Tantissimi giocattoli e tantissime le storie di ognuno di loro, raccontate dallo stesso signor Piraino, che si è dilettato a far da guida per le sue stesse collezioni. Nella struttura vi erano anche delle aule per la didattica, un bookshop, un salone per le manifestazioni e altro destinato al mondo della cultura e dei giovani. Nel corso degli anni Pietro Piraino, restauratore e ceroplasta, si è dedicato al giocattolo, inteso come testimonianza immortale della cultura e della società di ogni epoca. Noi abbiamo avuto il piacere di intervistarlo. Oggi l'inaugurazione del suo museo, qual è la sua sensazione dopo aver visto tutti questi bagheresi presenti? Sono, dico, commosso, forse si sente alla mia voce, perché il coronamento di 40 anni, 45 anni di fatiche, di lotte, di promesse non mantenute. Stamattina ho ricevuto una lettera affettuosissima dal sindaco Leo Luca Orlando. Avrei dovuto rimandarla al mittente perché il comune di Palermo mi ha fatto perdere anni promettendo, e poi alla fine mi hanno risposto: sa, il regolamento interno del comune non lo permette. A Bagheria ho passato i guai, sono stato 11 anni a Villa Cutò. Hanno avuto un finanziamento per fare il restauro della Certosa, giustificando che ci sarebbe andato il museo del giocattolo mio, e invece mi avevano dato lo sfratto. E ho dovuto intraprendere delle azioni forti. Fortunatamente sono stato aiutato da persone di un certo livello di Bagheria, tra cui la dottoressa Favatella Locascio, assessore alla cultura, il sindaco, ora non più sindaco, Lomeo, e tanti amici del mondo della cultura, dell'arte e della comunicazione. E siamo arrivati a questo punto. La Certosa di Villa Butera, perché questa location? E allora, perché questa location? Semplice, perché nel 1700 il principe Branciforti, di cui ho fatto una testa nella hall, e costruì questa dependenza di Villa Butera, che in effetti altro che non era che una foresteria dove c'erano quattro mini appartamentini con l'alcova e il salottino, poi il salone da ballo con le trompeglie delle Velasquez, e poi c'erano le stanze per il personale e la cucina per fare le feste. Insomma, era un posto dove si ospitavano i grandi personaggi che passavano da Bagheria, tipo Ferdinando di Borbone, Luigi XVI. Adesso qual è l'obiettivo di questo Museo del Giocattolo e delle Cere di Pietro Piraino dopo l'inaugurazione? Beh, dopo l'inaugurazione l'obiettivo è questo: continuare ogni giorno. Nei primi tempi aprendo soltanto dalle 9 all'1, perché non ce la faccio con le finanze. Se le cose dovessero andare bene, aprirò anche di pomeriggio. Io devo dare do al comune di Bagheria il 50% dello sbigliettamento. Il comune mi dovrebbe pagare acqua, luce e telefono, infatti abbiamo qualche problemino. E se tutto va bene, per 10 anni io sono qui e con un contratto col comune rinnovabile, insomma, il museo non andrà più via da Bagheria. Sport. Rosanero sempre più in testa. Il Palermo di Beppe Iachini espugna anche l'Ossola di Varese grazie alle reti di Vasquez e del Gallo Belotti. All'inizio i rosa lasciano sfogare la squadra di casa che subito passa in vantaggio con Pavoletti.
Infine, le due reti portano il rosanero sempre più in cima alla classifica con 63 punti, mantenendo così il vantaggio di 10 punti sull'Empoli, eterna seconda. Questo programma è stato offerto da Buon inizio di settimana affezionati ed amici di ilmeteo.it. Previsioni per lunedì 31 marzo, un'altra settimana che inizia. Nubi diffuse su tutti i settori occidentali, al centro e al sud con qualche precipitazione, più soleggiato al nord. Ecco il dettaglio: al nord avremo una nuvolosità più compatta sui settori occidentali ma senza precipitazioni, più sole al nord-est, qualche debole foschia mattutina sulle pianure del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. Al centro nubi diffuse sulla Sardegna con qualche precipitazione sparsa, spesso alternata, schiarite, nubi più compatte anche sulle regioni tirreniche ma qui senza fenomeni associati. Più vaschi raggiungono anche le zone interne dell'Abruzzo nel corso della giornata con qualche occasionale temporale, più soleggiato invece altrove. Raggiungiamo le regioni meridionali dove molte nubi coprono la Sicilia e i settori occidentali della Campania, e più vaschi saranno possibili sulle zone orientali dell'isola e sparsi anche tra la Basilicata e la Calabria Ionica, più soleggiato altrove. Deboli nevicate in Appennino le avremo a quote elevate, venti deboli di direzione variabile su gran parte dei nostri bacini. Valori notturni in leggero aumento su tutte le regioni, compresi tra gli 8 e i 14 gradi su tutto il paese. Durante il giorno registreremo temperature miti su tutta la penisola, comprese tra i 17 e i 22 gradi ovunque. Amici, l'aggiornamento termina qui. La nostra sezione news del sito è sempre più ricca di notizie interessanti e articoli sulla nostra bella Italia. Visitatela, mi raccomando, è gratis, solo su ilmeteo.it. Ciao! Buona giornata con l'almanacco Barbanera. Oggi è il 31 dicembre, si festeggia San Silvestro. Il nome Silvestro deriva dal termine latino silvester, col significato di silvestre, che vive o proviene dalla selva. Dice il proverbio: per San Silvestro ogni oliva nel canestro. Sono nati oggi Henri Matisse, Giovanni Pascoli, Anthony Hopkins. Il 31 dicembre 1969 si conclude il periodo transitorio per la creazione del mercato comune europeo. Precursore dell'Unione Europea, il mercato comune era l'area di libera circolazione di merci, servizi, persone e capitali. Il 31 dicembre 1970 si sciolgono i Beatles. Il gruppo musicale inglese era stato per 10 anni un fenomeno di costume oltre che musicale e il complesso di maggior successo commerciale di sempre. Infine, il 31 dicembre 1995 il Washington Post premia come uomo dell'anno Gengis Khan, il condottiero mongolo che costituì il più vasto impero terrestre della storia umana. Eddie Canto ha detto: rallenta e goditi la vita. Non è solo il paesaggio che ti perdi andando troppo veloce, ma anche il senso di dove stai andando e perché. Arrivederci da Barbanera. Bentrovati con l'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762, martedì 1 aprile. Ariete, la pazienza è di rigore, forse non avete le idee chiare nel lavoro e le buone opportunità non sono sempre a portata di mano. Tenete duro e non lasciatevi prendere la mano dalla sfiducia, una nuova area vi farà intravedere nuove possibilità. Toro, una giornata dal ritmo tranquillo, esattamente come piace a voi, rassicurazione in merito alla situazione economica e nuove strategie di risparmio. Potete occuparvi degli investimenti e, se avete dei beni al sole, trovare il modo migliore per farli fruttare. Gemelli, almeno all'apparenza la giornata nasce all'insegna del riposo, vi limitate
limiterete a fare l'indispensabile e vi crogiolerete un po' nella pigrizia. Non siete in vene di chiacchiere e, fatto strano, vi disinteressate a ciò che accade intorno. Cancro, le ansie in merito alla situazione economica hanno vita breve con la luna in toro che vi rassicura. Acuisce l'intuito e il fiuto per gli affari. Riceverete un'indiscutibile prova di fiducia da qualcuno che non credevate potesse essere così leale. Leone, sarà per la stanchezza che avete accumulato, per gli impegni che vi tengono al chiodo, sta di fatto che oggi sembrate piuttosto giù di tono. Più che di fatti concreti si tratta di sensazioni, ombre fugaci, ci vuole ben altro per offuscare il vostro splendore. Vergine, ottime opportunità immobiliari da non lasciarvi assolutamente scappare, una cenetta con gli amici o parenti in un ambiente disteso e rilassato. Tranquilli, soddisfatti, rassicurati in merito alle vostre finanze, vi godete le piccole gioie della vita. Bilancia, per mettervi in guardia dalle fantasie in cui per eccesso di ambizioni potreste smarrirvi, il cielo invita alla concretezza di cui a volte difettate. Dedicate un po' del tempo libero a voi stessi, una seduta dall'estetista, un massaggio, un buon libro. Scorpione, giornata grigia sotto l'egida della luna nel toro, inquietudini nel cuore ed ansie per il conto in banca, diverbi con i soci e con il partner. Più che fatti concreti, a turbarvi è il senso di incertezza che riguarda soprattutto l'ambito delle relazioni. Sagittario, un problema di lavoro, un impegno inaspettato quanto seccante vi costringerà a rimboccarvi le maniche e a fare qualche ora di straordinario. Se lavorare vi stanca, consolatevi pensando che l'impegno profuso avrà un buon riscontro economico. Capricorno, le previsioni annunciano umore sereno con picchi al di sopra della media, fautrice di tanta abbondanza e la solida luna in toro. Faccende domestiche, lavoro, investimenti e sentimenti filano con il vento in poppa, rinfrancati da nuovi entusiasmi. Acquario, basta il passaggio della luna in toro a far precipitare l'umore sotto i tacchi. Bloccati dai doveri della vita quotidiana, siete fiacchi e svogliati. Nel mirino questioni domestiche, finanze e problemi relativi all'abitazione che vi procurano un po' di ansia. Pesci, potete affrontare tranquillamente questioni impegnative o trattare affari delicati, precisi, concreti e soprattutto sicuri di voi stessi. Una giornata perfetta per invitare gli amici a cena e per una riunione familiare in grande stile.